Un ragazzo da solo è se stesso. Ebbene, in questo video ti dico che un ragazzo, qualsiasi esso sia, anche il più bullo del mondo, quando sta da solo è un ragazzo, tra virgolette, d'oro. Buono come un agnellino, semplice, tranquillo, sereno, pacato, pacifico, che non crea bullismo quando sta da solo, ripeto, e soprattutto che non va a rompere le scatole agli altri. È una persona, insomma, matura, è se stesso, punto, non c'è da aggiungere altro. Questo perché? Perché non ha la compagnia. Nel prossimo video vediamo che succede quando un ragazzo, io dico, non dico tutti, quindi non sentirti preso in chiamata, non sentirti preso in causa, ma la maggior parte dei ragazzi attuano un comportamento diverso quando sono con il gruppo. Ecco, vediamo quindi perché il ragazzo da solo invece è se stesso, perché non ha la compagnia. La compagnia brutalizza, fa diventare bullo, bullizza, diciamo così, e crea il personaggio diverso rispetto a quello che realmente è il ragazzo quando invece si trova da solo, quando non ha la compagnia, quando quindi non è spalleggiato da amici, da ragazzi oppure da eventuali ragazzi. Ecco, io non aggiungo altro perché il video, l'argomento è talmente piccolo, banale, che sarebbe inutile aggiungere altre parole, sarebbe inutile proferire altre parole aggiuntive, però auspico che questo video sia stato apprezzato dai più di voi. Grazie da Leandro Smelli, è tutto, ripeto, è un video breve questo, proprio perché spiego che il ragazzo da solo è se stesso, perché non ha la compagnia, perché non ha persone con cui divertirsi, non ha persone con cui spalleggiarsi, non ha persone con cui fare la, chiamiamola, comunella, non ha persone con cui coglionare eventuali personaggi presenti o nell'iter scolastico, in classe oppure nella scuola di appartenenza. Ecco, quindi è logico che un ragazzo, stando da solo, è una persona semplice, buona, tranquilla, riflette di più, è più concentrata, non fa casini, non crea bullismo, non vuole atti di bullismo e soprattutto non si comporterebbe mai da mascalzone, da bullo, da coatto, da stronzo, ecco, detto in modo molto gergale. Detto ciò, io non aggiungo altro al video di oggi, spero però che le mie parole vengano accettate dai più e che le facciate vostre. Grazie da Leandro, il video termina qua, un saluto, iscrivetevi al prossimo video.